Provate ad accendere la televisione o ad aprire il giornale di oggi. Provate a fare un calcolo di quante notizie sono negative o positive, di che effetto vi danno, quante parlano solo di problemi e quante anche di soluzioni. Crisi, disoccupazione, terrorismo, corruzione, sono queste le parole più usate dalla stampa negli ultimi anni. Problemi dai quali in apparenza sembra non esserci una via d'uscita e che ci lasciano un profondo senso di impotenza. La crisi ormai è ovunque, impressa nel nostro cervello e nel nostro modo di agire. Eppure per Einstein la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progresso. Questa idea non è tuttavia una novità. Già l'antica lingua cinese ci propone la stessa logica. In cinese la parola crisi si compone di due caratteri. Il primo significa pericolo, ma il secondo significa opportunità. Questo perché la crisi è concepita come un periodo ricco di rischi, ma anche di opportunità. Questa capacità di trasformare un pericolo, un trauma, in un'opportunità e un evento da cui trarre vantaggio, si chiama resilienza. Propositivo è nato come progetto virtuale volto a diffondere la cultura della resilienza, ma si sta evolvendo concretamente, cercando di portare iniziative resilienti all'interno delle comunità locali. Questo perché ogni giorno nel mondo vi sono straordinari esempi virtuosi, iniziative di ripresa, integrazione, innovazione e occupazione, modelli di sostenibilità, trasparenza e democrazia, storie di comunità locali e semplici cittadini che stanno radicalmente cambiando il modo di concepire e vivere la società. Casi replicabili anche qui da noi, ma non presenti nel nostro immaginario collettivo. Noi crediamo che se il tempo che usassimo per lamentarci quotidianamente lo usassimo per escogitare delle alternative, forse avremmo qualche possibilità di intravedere una speranza. Ogni nostro articolo parte infatti da una critica solo in vista di offrire una soluzione, attraverso lo studio del panorama nazionale ed internazionale. Propositivo è un canale di informazione costruttiva, ma anche un'associazione no profit che unisce una serie di istituzioni, associazioni, persone e idee per la realizzazione di progetti ed eventi. Ora stiamo lavorando al primo Festival della Resilienza Nazionale tramite il Brainsurfing, ovvero una settimana di incontri itineranti tra workshop, eventi letterari, teatrali e musicali, con la partecipazione di esperti di sviluppo locale e innovatori del territorio per il rilancio delle comunità locali. Per portare avanti questi progetti abbiamo però bisogno del tuo supporto. Ricordate che 30 minuti di lamentele spengono i neuroni coinvolti nella soluzione dei problemi. Diffondiamo idee, non problemi. Siete propositivi, supportate propositivi.